Al giorno d'oggi, come deve adeguarsi la ristorazione per rimanere al passo con i tempi? La ristorazione deve approfondire e investire nelle conosciute forme di marketing, chiamato le 4P del marketing mix: prezzo, punto vendita, prodotto e promozione. Le prime due sono prezzo e punto vendita, hanno un contenuto standard, ma le altre due sono le più importanti da focalizzare e per evolvere una moderna ristorazione. Il prodotto dobbiamo imparare a investire o a vestire. Il prodotto è un contenuto di valori per poi saperlo comunicare. Il mio spaghetti al pomodoro lo vestirò con spaghetti essiccati in bassa temperatura, con trafilature in bronzo, la farina di farro semi-integrale monococco, raccolto nelle colline toscane, che ha un basso contenuto di glutine, ha una consistenza data a una passata di pomodoro, oppure avrò uno spaghetto fatto con una semola di senatore Cappelli, raccolto nel tavoliere delle Murge, e ha una consistenza data a una salsa allo scoglio. La salsa di pomodoro sarà una passata di pomodoro di pomodorini sherry italiani coltivato con metodo agricoltura biologica, raccolti nell'area di Gragnano. La loro acidità e la loro bassa acidità si associa bene al profumo di basilico fresco e l'olio extravergine d'oliva del Garda. Le aziende cui collaboriamo si certificano dove non esiste sfruttamento minorile, che usano prodotti a filiera corta e italiani. Questi sono i contenuti importanti. La promozione deve vendere sostenibilità, prima l'individuo, poi l'economia, la cultura e la politica. Significa rispetto per l'individuo, per i suoi bisogni primari, che sono equità e socializzazione e rispetto.